cambiano le norme anti-Covid in tutta Italia. In arrivo il Super Green Pass per ristoranti ed eventi. Peggiora la situazione migratoria al confine tra Italia e Francia. Il racconto tra Oulx e Briançon. L'ascesa di Uber preoccupa i tassisti. Si temono gli effetti del nuovo DDL concorrenza. Il grande cinema torna in scena al Torino Film Festival. Tra eccellenze nazionali e internazionali, il Piemonte riscopre i giovani talenti. Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Futura News. Dal 6 dicembre entrano in vigore in tutta Italia le nuove norme per il contenimento della pandemia da Covid-19. Sarà necessario il Super Green Pass per accedere a ristoranti ed eventi. Tutte le altre regole nel servizio. Cambia che ci taglia fuori una fetta di clientela che sono quelli che prima venivano col tampone, col Green Pass dato dal tampone, adesso invece non basterà più, potranno venire solo quelli che hanno il vaccino, quindi rischiamo di perdere una fetta di clientela, speriamo non troppo importante. Penso che cambi poco alla fine con questo Green Pass qui, sembra l'ennesima presa in giro nei confronti di tutti i commercianti, chi lavora nel mondo della ristorazione. Impossibile capire al momento quale sarà l'effetto delle nuove restrizioni. Il settore teme di perdere clienti. Un tampone negativo non basta più. Per consumare nei locali ci vorranno il vaccino o la guarigione dal Covid. È il nuovo Super Green Pass e servirà anche per partecipare a eventi sportivi, spettacoli, feste e cerimonie. L'obiettivo del governo è evitare un aumento dei contagi durante le feste. Le regole cambiano anche per viaggiare. Chi salirà su autobus, metropolitane e treni regionali dovrà avere il Green Pass nella sua versione base. È una novità che riguarda centinaia di migliaia di persone sopra i 12 anni in tutta Italia. Il punto critico sono i controlli. Il compito spetta alle forze dell'ordine, ma le categorie da anni soffrono una carenza di personale e il settore dei trasporti è in allarme. Ci aspettiamo che qualcuno decida che senza coinvolgerci tra l'altro come organizzazioni sindacali che i controlli vengono affidati al personale ispettivo delle aziende, è cosa secondo me impossibile anche perché non sono pubblici ufficiali, c'è bisogno di un coinvolgimento di una parte di questo processo che sono i lavoratori e quindi le organizzazioni che le rappresentano. Si parte dunque il 6 dicembre, solo in quel momento lo scenario sarà più chiaro. A Torino torna l'obbligo della mascherina all'aperto. Fino al 15 gennaio bisognerà indossare la mascherina nel centro storico, nelle zone mercatali e nei luoghi della vita notturna. L'obiettivo, ha spiegato il sindaco Stefano Lorusso, è garantire la sicurezza nelle vie e nei luoghi dove il flusso di persone rischia di non consentire il mantenimento della distanza di sicurezza. L'obbligo vale anche per tutte le manifestazioni pubbliche. L'arrivo dell'inverno complica la già difficile situazione migratoria al confine tra Italia e Francia. Il sistema di accoglienza civile non ce la fa da solo a sopperire all'emergenza, sul versante italiano e soprattutto su quello francese. A prima vista sembrerebbero dei turisti, arrivati a Clavière per l'inizio della stagione sciistica. In realtà sono appena scesi da un pulmino della Croce Rossa. È l'ennesima tappa prima dell'arrivo del buio, quando tenteranno di passare di nuovo la frontiera con la Francia, da cui sono stati appena respinti. Ma per i bambini è solo un'altra occasione per giocare con la neve. L'Afghanistan lo hanno lasciato già da tempo, alcuni di loro non l'hanno nemmeno mai visto. Sono in cammino da anni, non sono i primi e non saranno sicuramente gli ultimi. Sì, c'è stato un numero veramente elevato di afghani, che evidentemente sono tante famiglie, sì, poi ci sono anche tanti singoli, ma sono anche tante famiglie. Al polo di Bussoleno possono dormire, mangiare e con gli ultimi ampliamenti anche svagarsi. Ma gli autobus per la frontiera non ci sono quasi più, cancellati. Le fermate sono pattugliate. L'unico modo per raggiungerla sono 15 ore di cammino sotto la neve. Così molti preferiscono passare tutta la giornata a Clavière, più vicino al confine. Al freddo, però. Dopo lo sgombero del rifugio occupato, in zona infatti non c'è più nessun centro di accoglienza diurno. Il più vicino è Fraternità Massia Oulx, ma quasi ogni giorno supera il limite di capienza. Dall'altra parte del confine la situazione è ancora più difficile. A Briançon superiamo le stradine del centro storico. Lì sorge un tendone, unico punto di appoggio rimasto per chi arriva dall'Italia.
Le Refugio Solidaire, infatti, ha chiuso i battenti da circa un mese per protestare contro l'assenza dello Stato. Seduti intorno a un fuoco, ci sono una ventina di uomini afghani. Ormai sono quasi alla fine del loro viaggio. Dopo Turchia, Grecia, Serbia, l'ultima meta è Parigi. Sono tutti d'accordo, deve essere veramente stupenda. Entra nel vivo la campagna vaccinale per la terza dose. In Piemonte cambiano le modalità di accesso ai centri vaccinali. Stop alle prenotazioni e via le convocazioni dirette, dando priorità ai più anziani e ai soggetti fragili. Allo scadere dei 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, verrà inviato un SMS con la proposta di data per ricevere il richiamo. Dal 1 dicembre è consentito l'accesso diretto ai centri vaccinali a chi scade il Green Pass entro il 4 dicembre e i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale. Accesso diretto che resta sempre valido per chi intende fare la prima dose. Passiamo all'economia. Il nuovo DDL concorrenza del governo Draghi fa paura ai tassisti, che ora temono l'ascesa di Uber. Rabbia e scontento salgono a bordo delle auto bianche. Il seme della discordia tra tassisti e governo affonda le sue radici tra le righe dell'articolo 8 del disegno di legge concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 novembre. Con la nuova normativa il governo intende adeguare l'offerta dei servizi alle forme di mobilità via app, ridurre gli ostacoli burocratici a carico delle imprese del settore e promuovere la concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze. La categoria ora avverte lo spettro di una competizione senza regole con le multinazionali, Uber in primis. Multinazionali che di fatto stavano e stanno deregolamentando e disarticolando il sistema del TPL non di linea. Una disarticolazione, una deregolamentazione volta a creare forme di mercato in un servizio pubblico dove la tariffa e le modalità di esercizio sono di competenza e quindi gestite dalle amministrazioni comunali. Da qui lo sciopero nazionale dello scorso 24 novembre, con cui i sindacati hanno chiesto lo stralcio dell'articolo 8 e di rendere efficaci i decreti attuativi della legge 12 del 2019, che prevedeva una maggior regolamentazione delle app di noleggio. Questo sciopero è rivolto a quei parlamentari, a quei senatori che hanno votato la precedente legge e hanno dato mandato per i decreti attuativi e che oggi risiedono nello stesso Parlamento che è pronto a stracciare tutto e rimandare tutto a un ipotetico nuova legge delega. Dopo i tentativi di deregolamentazione da parte del governo Prodi nel 2006 e dell'esecutivo Monti nel 2012, entrambi falliti sul muro delle proteste, spetta ora all'amministrazione di Mario Draghi trovare un'intesa tra le parti sociali. Si liberalizza senza magari preoccuparsi degli attuali tassisti. Si decide di portare avanti la TAV senza dare un qualche cosa in cambio ai comuni, ai cittadini che vivono nella Valle di Susa. Ecco. Questo è un problema serio della politica. Quello che deve fare il governo è dare delle forme di compensazione. Termina domani la 39esima edizione del Torino Film Festival. Per l'occasione, i cinema della città sono tornati a riempirsi. Tra ospiti e proiezioni illustri c'è tanta Italia e soprattutto tanto Piemonte. Una Torino dai toni noir, con strade deserte e un'atmosfera claustrofobica. La città fa sfondo alle vicende di Rata Voloira, uno dei 9 cortometraggi presentati al Film Lab Contest Piemonte Factory. Il concorso, dedicato a registi under 30 e al suo esordio, approda al Torino Film Festival. Arrivata alla sua 39esima edizione, la rassegna piemontese sul cinema si rivela un successo in termini di partecipazione dopo quella svolta a distanza nel 2020, causa pandemia. Politica, sport, sociale, tra i temi ricorrenti trattati dalle pellicole presentate se ne aggiunge un altro, quello del legame con il territorio locale. Ovviamente Torino è la nostra capitale piemontese ed è qui che hanno sede le grandi istituzioni del cinema ed è quello che ci permettono di avere un faro, soprattutto col Torino Film Festival internazionale e col Museo del Cinema e tutto ciò che gira intorno. Però è importante che si possa espandere questo ragionamento e che si possa andare a lavorare di profondità nelle province
sia per scovare potenziali nuovi registi, nuovi cineasti, sia anche per portare fuori quella che è l'esperienza del sistema torinese e farla conoscere all'esterno. Il Piemonte diventa protagonista delle storie raccontate attraverso le immagini proiettate sul grande schermo. L'obiettivo del Film Lab Contest è di valorizzare giovani registi piemontesi, coinvolgendoli in un iter formativo in grado di offrire l'aiuto di esperti del settore. Dalla provincia di Alessandria ad Asti, passando per Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, il Piemonte diventa protagonista delle storie raccontate attraverso le immagini proiettate sul grande schermo. Io credo che in generale la relazione fondamentale per un autore sia la relazione con le cose che si conoscono, e quindi a cascata conoscere un territorio non può che fare bene al racconto e alle intenzioni che ci sono dietro un racconto. Quindi in questo caso il legame col territorio è importante. L'appuntamento è a sabato 4 dicembre, ultimo giorno di festival, per la premiazione finale del contest in concomitanza con la cerimonia di chiusura generale della manifestazione. Era il nostro ultimo servizio. Continuate a seguirci sul nostro sito e sui nostri canali social. Arrivederci a un nuovo appuntamento con l'informazione di Futura News.